Ben ritrovati alle fonti Closing Bell, siamo in compagnia di Robert Baron, presidente di Delta Hedge. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Robert, Grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti. volevo appunto capire il tuo parere e cercare di trovare una spiegazione logica su ciò che accade sui mercati. Da una parte abbiamo il Dow ieri che ha raggiunto i massimi, oggi c'è un storno piuttosto importante. Dall'altra parte il rialzo di GameStop che è del tutto poco logico e non solo, nuovi massimi storici per i rendimenti americani, il decennale attestatosi proprio pochi istanti fa ad 1,47. Questi sono nuovi massimi da un anno. Ci aiuti a capire cosa sta accadendo e soprattutto quali sono i driver? Allora, innanzitutto il tasso di interesse americano sul decennale sta muovendo molti capitali e sta muovendo molti asset e crea questo nervosismo sui mercati, un nervosismo crescente che in parte hanno spento sia la Lagarde e poi soprattutto Powell nelle discussioni e nei riferimenti sia di ieri che dell'altro ieri. Però non è servito se non a placare un po' gli animi e a creare questo rialzo soprattutto per il Dow che ha registrato nuovi massimi, che comunque era carente di massimi fino a poco tempo fa. Ma se andiamo a vedere per esempio la tecnologia e il Nasdaq 100 è nella terza settimana di calo, per cui non c'è una vera situazione di spinta sul mercato, c'è una situazione di rotazione settoriale molto forte. C'è una situazione che potrà impattare ancora con della negatività e quindi bisogna stare molto attenti su una posizione all long su tutti i listini e su tutte le situazioni. Finché perdura questa situazione in cui c'è un tasso di interesse che non raggiunge dei massimi significativi senza cominciare un piccolo storno, la parte tecnologica, che è quella che ha dei profitti un po' più difficili e un po' meno maturi, ha difficoltà a mantenere i livelli attuali e quindi ci sono dei rialzi dovuti in parte sia alle forti acquisti e ai forti rialzi che ci sono stati negli ultimi mesi. Ricordiamo che da inizio novembre ha fatto delle performance stellari l'indice Nasdaq e in parte soprattutto anche perché si punta su settori dove si crede che con la campagna vaccinale molto avanti si possa andare incontro ad un recupero più consistente. In questo l'energia, come abbiamo visto, è uno dei settori che ha premiato molto di più e quindi tra i settori ciclici, il comparto energetico, il comparto chimico, sono dei settori che hanno performato molto bene. Come sostenevamo alcuni mesi fa, erano settori su cui puntare, settori che ancora adesso rimangono come elemento di baricentro ed elemento di forza sui mercati. Ecco, tornando un attimo anche in Italia, perché ovviamente questi sono gli ultimi 15 minuti di seduta, giustamente un nostro telespettatore scrive in chat: Mediobanca in crollo rispetto ai big bancari, che cosa accade? Se possiamo avere ecco, una spiegazione legittima, che spesso non c'è, per carità, spesso non c'è, si può azzardare un buy long. Evidentemente questa è una domanda che un po' potrebbe sbilanciarti, però almeno che cosa sta accadendo con Mediobanca a tuo avviso, Robert? Ah, Mediobanca era cresciuta moltissimo nelle passate sedute. Ricordiamo che dall'area 7,40, che era un'area già elevata, si è riportata intorno ai 9 euro nelle passate 2 settimane. E quindi aveva già fatto questo swing in parte per gli acquisti e i volumi che ci sono crescenti. Sappiamo che sul titolo c'è una posizione importante che continua a crescere. Sappiamo anche che è una situazione di un titolo monitorato e che normalmente è uno dei titoli che si comporta in modo difforme da quello che è il resto del settore bancario. Da un punto di vista di approccio sul mercato, in questa fase qui, pensare ad una posizione long, direi di no. Al momento, è in una fase di possibile inizio storno. E qui non c'è un segnale tecnico sul quale andare a acquistare il titolo. Casomai già 2 sessioni fa c'era un segnale tecnico con una barra di engulfing molto forte, che dimostrava la fine della fase della tendenza rialzista dopo alcune sessioni di distribuzione,
e quindi qui siamo all'inizio di una fase discendente. Molto più probabile, come il titolo abbia sempre svolto nell'ultimo periodo, andare a ritornare alla sua media di riferimento, che è la media di salita, e quindi vedere un titolo che può tranquillamente ritornare per gradi a 8,50 euro, 8,25 euro area, e poi perché no, tra gli 8 e 10 e gli 8 euro. Quindi non c'è fretta al momento di acquistare questo titolo qui, che resta in una posizione preferibile short, con il primo stop sulla chiusura, sull'apertura di oggi, che è la posizione che si può riportare con il trailing stop per le aperture successive dei giorni successivi. Ecco, poi siamo più o meno nella seconda barra terza settimana di trimestrali italiane, in particolar modo stiamo vedendo una reazione del mercato significativa per quanto concerne Saipem, e poi ci tenevo a dire che sono solo i risultati preliminari, quindi non quelli ufficiali, però effettivamente si tratta di numeri sotto le stime. È logica questa reazione del mercato, o a questo punto la possiamo chiamare leggermente esagerata perché Saipem ha fatto abbastanza bene negli ultimi mesi? Sì, Saipem si è comportata bene dopo i minimi comunque storici che ha raggiunto a fine ottobre, quindi da inizio novembre ha attuato una fase di recupero più consistente, sia come dicevo perché il settore, quello dell'oil and gas, era stato molto sacrificato e i prezzi delle materie prime cominciavano a risalire, e sia perché c'era qualche timida livello di qualche nuova commessa. Su Saipem anche in questo caso c'era stato un eccesso di ottimismo sul breve periodo, per cui i dati che non confermano le aspettative hanno ridotto in modo sensibile quello che era il rally delle ultime settimane. Comunque non c'è un cambiamento ancora, bisogna vedere, cioè è chiaro che sul brevissimo qui diventa un exit da una posizione long. Però sul medio periodo può essere ancora che il titolo possa, dopo alcune sessioni magari di consolidamento, ricordiamo che domani è chiusura del mese, avere poi successivamente dalla prossima settimana una ripartenza, perché non è escluso, perché il settore è ancora molto forte, ancora in gran tiro. Abbiamo visto altri dati tipo Tenaris, sempre sullo stesso settore, ed altri titoli che comunque performano molto bene. Quindi Saipem ha un po' deluso in questa fase, ma potrebbe riprendersi successivamente. Sì, ha un po' deluso per quanto riguarda i risultati, poi come hai detto bene all'inizio della nostra chiacchierata, c'è stata una rotazione di mercato piuttosto importante e abbiamo visto anche nelle ultime sedute dei rialzi importanti per quanto riguarda il comparto energetico. Qual è la tua valutazione dei numeri sinora? Abbiamo visto le banche che tutto sommato hanno fatto bene, addirittura il CET1, ovvero CET1 ratio, che è molto importante perché ci indica la solvabilità della banca, in rialzo sia per l'Intesa sia per UniCredit, ma in generale per le banche europee. Ti ha sorpreso in qualche modo? Sei intimorito per possibile eccesso di NPL? Ma gli NPL cominceremo a vederli molto probabilmente dal secondo trimestre di quest'anno e in modo più consistente dal terzo trimestre, perché ancora non abbiamo una vera via di uscita da quella che è la situazione della pandemia, e quindi molte aziende sono in crisi, soprattutto quelle del settore del turismo, del settore dei servizi. Ci sono aziende legate a tutta l'industria e la filiera dei servizi che stanno soffrendo in maniera sensibile, per cui è difficile riuscire a pensare degli NPL in questa fase dove ci sono già le garanzie ancora statali. Bisogna vedere un piano come di uscita e come saranno il cosiddetto volano che si potrà creare dalla fine del mese di giugno in poi con il Next Generation UE. Quindi per la situazione di NPL è una situazione ancora molto in divenire, molto difficile da stimare in questa fase. È chiaro che sono molti i rischi, soprattutto se dovessimo andare incontro ad un allungamento di questo periodo, molti rischi di una situazione pesante nel corso dell'anno. Però in questa fase i dati stimano quello che c'è stato sostanzialmente nell'anno scorso, prezzano ancora una situazione di potenziali uscite in modo positivo. Per cui il settore, che è quello del credito, beneficia ancora di questa fase di ripresa e lo potrebbe fare ancora per
per un mese o 2 mesi in questo momento, sia perché la condizione ancora di pressione sui dati dell'inflazione in Europa non è così forte come negli Stati Uniti, anche se abbiamo avuto una situazione e anche delle dichiarazioni molto interessanti, soprattutto dopo gli ultimi dati europei, dove il presidente della Bundesbank ha dichiarato che per lui l'inflazione sarà al 3% alla fine di quest'anno in Europa. Bisognerà vedere se le loro stime sono più corrette, però in questa fase ancora il mercato non prezza decisamente un rialzo dell'inflazione, perché abbiamo ancora diversi paesi in lockdown e il piano in cui uno dei paesi sarà prossimo o comunque il primo in uscita, il piano che ha snocciolato di recente Boris Johnson in Inghilterra, dove prevede un'apertura graduale, iniziare dall'8 marzo alle scuole, poi passando ogni mese aperture di vari servizi, dalla fine aprile a metà maggio e poi alla fine a giugno. Gli altri paesi non hanno ancora un piano deciso, ancora sono nelle misure sia della campagna vaccinale che è molto indietro e soprattutto sono in una situazione in cui non hanno una via di uscita così programmata come all'Inghilterra, per cui il faro in Europa sia per un tasso di inflazione di ripresa e sia anche per una situazione di cambiamento sugli eventuali NPL deve essere l'Inghilterra come elemento di riferimento e diciamo che i paesi più a rischio da una posizione di NPL dovrebbero essere la Francia, in modo particolare per il grande numero di tensione che c'è nel paese e la Spagna e poi in subordine il nostro paese. Per cui questa fase degli NPL non è così importante adesso, lo diverrà molto nel corso dei prossimi mesi, soprattutto se non riusciamo in fretta ad aumentare in modo deciso e importante quello che è il tasso di vaccinazione, che è ancora estremamente basso rispetto alle necessità che avremmo. Gli Stati Uniti sono un esempio, non parliamo dell'Israele che è un paese molto piccolo, ma soprattutto per noi in Europa, visto che siamo partiti con gli stessi tempi, gli stessi meccanismi, l'Inghilterra si sta vincendo alla grande da un punto di vista della logistica e da un punto di vista anche della sperimentazione, dove hanno fatto questa decisione importante di somministrare la prima dose e di allungare il periodo di somministrazione della seconda. E quindi hanno diciamo, una copertura meno efficace con la prima dose solo, però più estesa ad un numero maggiore di persone in questa fase in cui ancora le compagnie farmaceutiche sono a rilento per la produzione di vaccini. Allora, un'ultimissima domanda che riguarda ovviamente invece il fronte obbligazionario, perché lì stiamo vedendo dei rialzi sia a livello europeo ma anche italiano. In questo momento il decennale italiano rende allo 0,78, ci siamo abituati a vederlo tra lo 0,4 e lo 0,5, lo spread a 101 punti base e ovviamente il grande game changer è stato il decennale americano che oggi ha raggiunto nuovi massimi ad un anno. Come cambia l'interesse degli investitori nei confronti dell'equity, secondo te, con questi rendimenti in rialzo sia in Europa ma anche negli Stati Uniti? Beh, il grande dibattito, si tratterà di capire quanto l'inflazione sarà una fiammata e quanto sarà in modo strutturale. Per cui in questa fase, io guardo come ho detto, alla situazione dei titoli a livello ciclo, alla situazione dei titoli che possono generare profitti con l'andamento di una ripartenza e di una riapertura delle chiusure. Sono quelli i settori che possono beneficiare meglio di un controbilanciamento di quello che sarà una fase comunque di dismissione, soprattutto rispetto al settore tecnologico, che non ha la possibilità di incrementare di più i risultati degli utili che ha fatto nel recente anno passato, soprattutto in confronto e in concorrenza di quello che saranno il livello dei tassi nel corso del secondo, semestre dell'anno. Questa è una prima fase in cui i tassi di interesse possono ripartire. È chiaro che i paesi che sono molto più avanti con il piano di vaccinazione hanno possibilità di aprire prima e quindi hanno la possibilità di generare con questa enorme massa di liquidità che hanno favorito sia i piani fiscali che le banche centrali di generare un tasso di inflazione. È quello che le banche centrali cercano da molto tempo. E stanno facendo in modo di far sottostimare quello che è la condizione dell'inflazione,
Di certo che se l'inflazione dovesse essere tra il 2 e il 3%, molti delle grandi performance che abbiamo visto sui titoli azionari verranno meno nel corso di quest'anno e quindi sarà un anno in cui potremmo avere un mercato a due facce o comunque ad una lettura diversa. Se mentre l'anno scorso la tecnologia aveva premiato in modo strabiliante, quest'anno saranno i settori della old economy, cioè quelli che avevano perso o comunque non avevano guadagnato l'anno scorso, a dover beneficiare e a controbilanciare la caduta degli altri titoli. Quindi sui titoli e sui settori stessi bisogna stare molto attenti perché l'allocazione sarà estremamente importante con un rialzo del tasso e comprare titoli di debito americano, anche se il tasso è attrattivo all'1,5, non è particolarmente interessante in questa fase, fino a che non osserveremo un ribasso più deciso dell'azionario e un rialzo più sostanzioso di quello che sono il decennale americano. L'idea che il decennale americano possa arrivare al 2% ormai è nella stima di alcune case studi e non è del tutto escludibile, tenendo presente che dallo 0,7075, che era comunque a dicembre, il tasso è raddoppiato e che da qui al 2% c'è solo un terzo di incremento, per cui è molto probabile che questo possa avvenire da qui alla fine di questo, non dico trimestre, ma sicuramente del primo quadrimestre dell'anno. Per cui in quella fase potremo trovare delle grandi, cambiamenti sul mercato azionario. Se si va a vedere per esempio l'indice Nasdaq, sta guadagnando poco più di un punto rispetto all'inizio dell'anno, ha chiuso l'anno scorso a 12.900, il Nasdaq 100 e ora saremo intorno ai 13.100, mentre il Dow Jones ha fatto una performance molto migliore e anche l'S&P ha performato meglio, indicatori del quale ci sono una serie di titoli che beneficiano della World Economy di un migliore posizionamento. Allora, ti chiedo un'ultimissima domanda in un minuto perché dobbiamo assolutamente chiudere. C'è una logica dietro tutto ciò che accade con GameStop, anche il rialzo da ieri ed oggi, e poi ovviamente ci sono tanti nostri telespettatori che hanno acquistato GameStop. Secondo te c'è ecco, un prezzo giusto dove bisogna venderlo? Chi acquista da un punto di vista della valutazione di quello che è il titolo non dovrebbe avere nessun acquisto, un'azienda che si trova in forte perdita e con la difficoltà di avere la possibilità di guadagnare Ma è la gioia della speculazione. Esatto. Allora, chi fa speculazione invece si deve affidare a questa situazione speculativa dove ieri c'è stato un forte segnale di ripresa di quello che sono gli elementi di ripartenza, è probabile che il titolo in questa fase possa beneficiare anche in maniera considerevole, bisogna abituarsi alla volatilità, e quello è il vero problema. Io ho visto comunque un elefante essere spostato da un esercito di formiche ed è quello che può succedere in questa fase dove GameStop e tutti i piccoli che stanno continuamente puntando su questo tipo di titoli possono battere anche degli hedge fund, perché no? È una questione di corrente di acquisti, di velocità degli stessi e di crederci all'interno. Il segnale di ieri è un segnale molto buono, ora la volatilità è talmente ampia che basta citare che tra i minimi di 101 e i massimi di 134 ci sono un 35% di volatilità nell'intraday a meno di 2 ore di trading, quindi questo rende l'idea di quanto il titolo, l'esposizione sul titolo è importante, soprattutto perché chi compra questi titoli li compra con un'esposizione a leva molto forte. Quindi, per qualsiasi cosa possa dire, è ripartita una nuova ondata su GameStop da ieri, vediamo fin dove potrà tirare. Grazie mille, come sempre Robert Barron, presidente del Hedge, buon pomeriggio e buon Grazie a voi. proseguimento. Grazie.